dal Vangelo secondo Marco. Quando furono vicini a Gerusalemme, verso Betfage e Betania, presso il Monte degli Ulivi, Gesù mandò due dei suoi discepoli e disse loro: «Andate nel villaggio di fronte a voi e subito, entrando in esso, troverete un puledro legato, sul quale nessuno è ancora salito. Slegatelo e portatelo qui. E se qualcuno vi dirà: perché fate questo? Rispondete: il Signore ne ha bisogno, ma lo rimanderà qui subito». Andarono e trovarono un puledro legato vicino a una porta fuori sulla strada e lo slegarono. Alcuni dei presenti dissero loro: «Perché slegate questo puledro?» Ed essi risposero loro come aveva detto Gesù e li lasciarono fare. Portarono il puledro da Gesù, vi gettarono sopra i loro mantelli ed egli vi salì sopra. Molti stendevano i propri mantelli sulla strada, altri invece delle fronde tagliate nei campi. Quelli che precedevano e quelli che seguivano gridavano: «Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, benedetto è il regno che viene del nostro padre Davide, Osanna nel più alto dei cieli». Quando fu mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio. Alle 3 Gesù gridò a gran voce: «Eloi, Eloi, lema sabachthani», che significa: Dio mio, perché mi hai abbandonato?». Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: «Ecco, chiama Elia». Uno corse a inzuppare di aceto una spugna, la fissò su una canna e gli dava da bere, dicendo: «Aspettate, vediamo se viene Elia a farlo scendere». Ma Gesù, dando un forte grido, spirò. Il velo del Tempio si squarciò in due, da cima a fondo. Il centurione, che si trovava di fronte a lui, avendolo visto spirare in quel modo, disse: «Davvero quest'uomo era figlio di Dio». Oggi celebriamo la Domenica delle Palme di Passione. Noi forse spesso siamo abituati a pensare questa domenica come la Domenica delle Palme e ci dimentichiamo della seconda parte della definizione di questa domenica, Domenica di Passione. Perché? Perché in questa domenica è vero che celebriamo il rito dell'ingresso di Gesù a Gerusalemme con gli ulivi, le palme benedette, con la processione, ma è vero anche che durante il Vangelo di questa domenica viene ascoltato, viene proclamata la passione di nostro Signore Gesù Cristo e, quando è possibile, questo brano del Vangelo viene proclamato anche a più voci, proprio perché noi possiamo coinvolgerci nell'ascolto dentro questo racconto che è importante, importantissimo, decisivo per la nostra vita cristiana. È vero pure che questa domenica è la domenica di ingresso a quella che noi chiamiamo ed è la Settimana Santa. Di ingresso perché appunto ci apre a quei momenti liturgici propri che ci rimandano al centro della vita cristiana, al sacro triduo pasquale del Gesù morto, sepolto e risorto.
Ora voglio evidenziare alcuni aspetti, alcuni pensieri riguardo naturalmente a questa domenica e questo Vangelo che abbiamo ascoltato. È chiaro che non abbiamo ascoltato tutto il Vangelo della Passione, quello è bene, come vi ho detto, ascoltarlo durante la celebrazione e lasciarsi coinvolgere dalle parole. Però ho voluto evidenziare i due momenti. Da un lato il racconto dell'ingresso di Gesù a Gerusalemme, secondo la versione di Marco, proprio del Vangelo di quest'anno. Dall'altro il momento in cui Gesù muore sulla croce. L'ingresso di Gesù a Gerusalemme è caratterizzato dalla scelta da parte di Gesù dell'animale che serve per la sua entrata. Perché Gesù manda i suoi discepoli a scegliere proprio un animale quale il puledro, quale l'asinello? Ma per un motivo ben particolare, sia per un riferimento chiaro a quello che l'Antico Testamento e le profezie dell'Antico Testamento che dicevano che il re, il Messia, doveva entrare a Gerusalemme, avrebbe dovuto entrare a Gerusalemme con un puledro, con un asinello, per indicare l'asinello come animale di pace. Un re quindi che non portava guerra, ma portava pace. Dall'altro, una scelta appunto di un animale umile, di un animale appunto non di guerra, di un animale che però sa portare pesi. E il peso che porta in quel momento, in questo racconto, è proprio il peso di Gesù. Ecco perché vi voglio concentrare, non su altro, sul fatto che quell'asinello per noi è molto importante. Magari ognuno di noi fosse al posto di quell'asinello, perché quell'asinello significa per noi di essere pronti a portare Gesù a tutti, a portarlo non mettendoci in mostra noi, non evidenziando le nostre caratteristiche, ma mettendo in mostra Gesù, facendo apparire Gesù di fronte a tutti. Ecco allora le grida delle folle che sono le grida che noi ritroviamo in un salmo, Osanna, Osanna, che significa letteralmente salvaci Signore, ma nello stesso tempo è un grido di gioia, di vittoria, di giubilo. Ed è vero il duplice significato. Da un lato noi chiediamo al Signore di salvarci, la sua venuta è salvezza per noi. Dall'altro però giubiliamo, siamo contenti, viviamo la gioia di accogliere il Cristo. Ma come lo accogliamo? Ecco che il brano e il testo della Passione ci dice come in fondo noi uomini abbiamo accolto Gesù. L'abbiamo portato sulla croce. Quella folla che osannava a Gesù diventa la folla che dice crocifiggilo. Il testo della Passione, che appunto è un testo molto lungo, di cui noi sicuramente ci faremo coinvolgere nell'ascolto, però è un testo che ci dice, guarda, l'ascolto di Gesù morto in croce ci deve portare a quella professione di fede che ha avuto il centurione. Cioè la professione di fede, questo è veramente figlio di Dio. Se noi arriviamo a questa professione di fede dopo l'ascolto del testo della Passione, siamo arrivati proprio al punto culminante. Perché se riconosciamo nel Gesù morto in croce il figlio di Dio, riconosciamo che il figlio di Dio muore in croce, ma non per stare sulla croce, ma per risorgere. Perché questo commento lo registriamo in questa chiesa, Santa Maria di Gesù, a Trapani, davanti a questo crocifisso? Per un motivo molto tradizionale nella realtà della città di Trapani. Il motivo è che questo crocifisso, il giorno del Venerdì Santo, con un suggestivo rito, viene sceso dalla croce e viene posto nel lenzuolo. Un rito che anche lì ci richiama, da un lato, tutta la nostra devozione, ma dall'altro tutto il nostro impegno e responsabilità di
essere vicini alla sofferenza del mondo, ma perché questa sofferenza porti a una vita nuova, a speranza, a risurrezione.